dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Terroni e Padani, ma fortunatamente italiani. Dicono di noi rivoluzionari, pizzaioli e migranti e canzonettari. È vero, tutti un po' cialtroni ed un po' geniali, ma fortunatamente italiani. E allora quando è festa sventoliamo le bandiere, o tutte rosse o tutte verdi oppure a tre colori. Noi maledettamente abbiamo semplicemente italiani. Lo dicono di noi schiavi del pallone, tifosi esagerati e al bar tutti allenatori. È vero, libertari, libertini e a volte puritani, ma fortunatamente italiani. Signori, so... Che questo può cadere! Andate via, per favore!
Ragazzi, non sotto le palazzine, eh? Non c'è, non c'è, non c'è. Signori, al centro! Camminata al centro! Al centro! Camminata al centro! Tiziano! Dai! Enzo! Passa! Andiamo di fianco! Dai! Giovanni, raggruppiamo un minuto. Che macchina è quella? Tiziano, ritirate! Ehi! Andiamo a vedere la parte. Dai. Abbiamo deciso di aprire questa nuova puntata di Italiani guardando queste immagini piuttosto drammatiche del terremoto del 2002 nella zona di San Giuliano di Puglia in Molise. Ma lo scopo, ricollegandoci alla precedente puntata dove abbiamo avuto ospiti sindaci di alcuni comuni colpiti dall'ultimo sisma del 29 dicembre della zona del Matese, avevamo appunto intenzione di seguire quella puntata con un aspetto completamente diverso. E per questo motivo abbiamo ospiti in trasmissione in questa puntata due tecnici, due esperti, due geologi, due consiglieri dell'Ordine Regionale della Campania dei geologi. Alla mia destra il dottore Sabatino Ciarcia, alla sua destra ancora il dottore Lorenzo Benedetto. Con loro cercheremo di dare risposte anche alle vostre domande. Ricordo, e lo farà adesso Federica, che potete intervenire in diretta. Cercheremo appunto di capire meglio il significato, il senso, che cosa sta accadendo nel nostro paese e qual è il motivo di queste scosse che negli ultimi mesi si stanno ripetendo su tutto il territorio nazionale. Prima di entrare quindi nel vivo della discussione, io vi ricordo quelli che sono i nostri contatti. Potete parlare con noi e quindi farci delle domande, porci delle curiosità attraverso vari mezzi. Innanzitutto chiamando e quindi facendo delle dirette telefoniche al numero 0824 948469. Oppure potete scriverci attraverso la nostra bacheca Facebook o sulla nostra mail italianimediatv@libero.it. Maurizio. Io pregherei la regia di mandare in onda la mappa sismica dell'Italia, quella che abbiamo già trasmesso la volta scorsa. Ed è proprio da questa fotografia, da questa immagine che ricordo per i telespettatori che non ci hanno seguito la volta scorsa, segna in maniera marcata all'interno, appunto, nella striscia centrale dell'Italia, le zone a maggiore rischio sismico in base a quella che è l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Sismologia e Vulcanologia. Ed è proprio da questa mappa che io porrei la prima domanda al dottor Sabino Ciarcia. Le domande sono tantissime, le curiosità ovviamente e soprattutto le preoccupazioni sono tante, ma da un punto di vista sismico, l'Italia quale pericolosità ha? Ed è effettivamente coincidente con questa mappa il rischio sismico italiano? O c'è da pensare che ci sono altre zone coinvolte? Certo, questa è una carta ufficiale, quindi dobbiamo ritenerla affidabile. E, guardandola con attenzione, abbiamo notato che illustra in qualche modo con delle sfumature di colore che vanno dal viola al grigio un po' tutte le parti di territorio che presentano una intensità di fenomeni sismici variabili. Abbiamo visto quindi la fascia centrale, che è quella dell'asse della catena appenninica, quella tra i colori tra il rosso e il viola, è quella dove i fenomeni si presentano con una intensità più elevata, che poi va sfumando verso le tonalità di colore più pastello, per capirci. Un'altra zona interessante che si vedeva nella parte alta della carta, quindi siamo, vedete, alla fine dell'Appennino, c'è il territorio friulano, che ovviamente qualcuno di noi, qualcuno della mia età,
ricorderà negli anni 70 un altro terremoto importante, devastante, quindi sì, devastante anche in quel territorio. Si registrano dei sismi di notevole intensità. La cosa su cui però volevo soffermarmi, prima di andare oltre sulla sismicità del territorio italiano, qui penso ci sarà occasione nell'ambito del dibattito di parlare, e invocare, e chiedo alla regia di mandare la slide numero 1, che non è altro che la copertina un po' di quello che vogliamo discutere, cioè parlare un po' dell'origine della sismicità in genere, quindi sì, introdurre il fenomeno della sismicità in ambito globale, per poi fare una zoomata nel nostro territorio. Quindi, se è possibile, passare immediatamente alla slide numero 2. Ecco qui. Là nella precedente, mi perdoni la regia se la richiamo un attimo, la cartina iniziale, vediamo che il territorio italiano, vedete, l'ossatura della catena appenninica, tutto quello in viola, sì, sembra poi raccordarsi nella zona del Friuli secondo un unico margine. Questo qui è il margine di una piccola zolla litosferica. E non vi annoierò, queste cose vengono insegnate anche a scuola. Semplifichi la terminologia litosferica. Le zolle litosferiche. E adesso possiamo passare rapidamente all'immagine delle zolle, quindi la slide numero 2, dove vediamo l'intero globo, l'intero pianeta, vedete, che è suddiviso in zolle. Sono dei grossi zatteroni che galleggiano su una parte che sta immediatamente subito sotto la crosta terrestre e che in qualche modo cercano di trovare un equilibrio collidendo tra di loro per questioni di, come dire, di rumore endogeno all'interno della nostra Terra, per essere chiari. Quindi nel loro essere inquieti, queste zolle collidono fra di loro. Quindi urtano, io mi scusi, mi perdoni, ma credo di interpretare il senso anche, quindi urtano tra di loro queste placche, perché leggo platte litosferiche, esatto, quindi urtandosi generano questi fenomeni. Esatto, quindi questa tipologia di fenomeni in realtà che cosa genera? Genera delle fasce collisionali, vengono definite, sono le fasce orogeniche, quelle dove si localizzano le più importanti catene montuose. La nostra zona, il nostro territorio, ovviamente è quello dell'area mediterranea, però prima di andare oltre, vediamo quella che è una cosa curiosa della slide numero 2. Voi avete visto i margini di zolla che portavano in groppa anche degli interi continenti, per dire la zolla africana, la zolla nordamericana, quella eurasiatica. Guardate qui, manco a dirlo, i limiti, i margini di queste zolle o placche, sì, è la stessa cosa, coincidono con quelli che sono i principali epicentri dei terremoti del nostro pianeta. Quindi, vedete? In sostanza, tento di tradurre, praticamente, prego, quelle placche che lei ha fatto vedere prima, sostanzialmente emergono da queste delimitazioni di quest'ulteriore disegno. Nel frattempo, dottore, la devo interrompere perché abbiamo già una telefonata in diretta. Prego? In linea. Buonasera. Buonasera a lei. Io mi chiamo Lucia. Dica, sì, Lucia. Mi chiamo da Giulia San Mitica. Prego, dica. Vuole fare una domanda? Vorrei sapere un'informazione su cose, perché ho tre vecchietti a casa e il 29 abbiamo avuto una paura tremenda. Sì. E non so se possiamo stare un po' tranquilli oppure che questi vecchietti mi devono ancora dormire fuori in macchina. Signora, se ci segue nella trasmissione, il nostro intento è proprio quello di cercare di ricevere maggiori notizie dai due geologi che sono ospiti con noi in studio. Non perda l'ultima parte, sì, della trasmissione. Perché come comportarci? Signora, se ha la pazienza di seguire la puntata, più tardi parleremo anche proprio di prevenzione e sicurezza. Nell'ultima parte della trasmissione parleremo proprio del concetto di prevenzione. Grazie a lei per essere intervenuta. Grazie. Grazie. Prego, professore Di Bendi. Niente, no, volevo solo enfatizzare quella che è la corrispondenza fra i margini di queste placche o zolle con quelle che sono le principali aree sismogenetiche dell'intero pianeta. Noi, manco a dirlo, nell'area mediterranea ci troviamo proprio in una delle più importanti fasce cosiddette collisionali e nella testimonianza
l'intera cinta di catene montuose che si trovano nell'area mediterranea, quindi dalle Alpi ai Pirenei, passando per la zona anatolica e tutta la fascia magrebina, noi siamo nel cuore. E qui invoco la slide successiva, la numero 3, dove possiamo vedere che quando ci raccontano anche in TV, anche i media, ci raccontano ma quel terremoto viene fuori dalla collisione, dallo scontro fra l'Africa e l'Europa. Ebbene sì, in qualche modo è così, perché vedete quella fascia in marroni, colori scuri, non sono altro che il risultato di questa collisione, sempre per i motivi che dicevamo poc'anzi, in soldoni ovviamente una cosa molto leggera, stiamo cercando di far capire, e quella fascia lì, vedete, è proprio la collisione da nord verso sud di questi due grossi zatteroni. Ovviamente la nostra catena montuosa all'Appennino è uno dei risultati, anche se poi ci sono delle sfumature all'interno che la rendono un po' atipica, se vogliamo. Noi attraverso queste diapositive abbiamo tradotto geograficamente, quindi in immagini, quello che è il rischio, però io direi di dare anche una definizione di rischio vera e propria, magari mi faccio aiutare da Benedetto. Sì, diciamo il rischio sismico è un po' più in generale il concetto di rischio, in realtà è la probabilità che si verifichino dei danni a causa di un evento sismico, questa è la definizione di rischio, diciamo. Ovviamente questo ha bisogno di due componenti sostanzialmente, da un lato la pericolosità, cioè il fenomeno, il terremoto, dall'altro il bene esposto, quindi l'abitazione, l'infrastruttura, le chiese e quant'altro. Quindi anche la paura che prima esprimeva la telespettatrice, no? Bisogna aver paura del rischio terremoto oppure bisogna guardarsi attorno e capire se si è sicuri in quel momento e quindi se si ha un'abitazione a regola, se si è sismicamente pronti in quel momento? Sicuramente, diciamo, il miglior modo per difendersi dal terremoto è quello di abitare in posti sicuri. Questo è un aspetto fondamentale, diciamo, che, dal quale, diciamo, non si può prescindere, perché non possiamo, il luogo dove, come dire, dove noi dobbiamo aspettare il terremoto è sicuramente un'abitazione, perché nella maggior parte della giornata la viviamo in un'abitazione, una cosa, quindi noi dobbiamo vivere in case sicure. Questo è il miglior modo per difendersi, è uno dei migliori modi per difendersi, poi più avanti ne vedremo anche qualcun altro. Dottore, sì, la devo interrompere perché c'è un'altra telefonata in diretta. Prego, è in linea? Pronto? Sì, prego, può parlare, prego. Salve, buonasera, Fabio. Salve. Da Caserta. Prego. Senta, no, volevo chiedere ai due Giorgi, dal momento che internet spesso girano articoli che parlano in maniera catastrofica. Pronto? Sì, la sento, può parlare. Che parlano in relazione alla possibilità di prevedere gli eventi. Volevo sapere se allo stato attuale è possibile, insomma, dare credito a queste voci riguardo alla possibilità di prevedere questi fenomeni con un certo margine. Va bene, grazie mille per il suo intervento. Potete rispondere entrambi della previsione della avremmo parlato più tardi. Avremmo parlato più tardi, come ma anticipiamo preferite. Sicuramente qualcosa. Giusto per dare una risposta al telespettatore. Ma la risposta è secca, nel senso che quando avvengono i terremoti purtroppo non lo possiamo prevedere. Non è prevedibile. Quindi la risposta è secca. Magari invitiamo il telespettatore a mantenersi ancora appunto davanti allo teleschermo, perché più tardi. Sì, parleremo penso, proprio della divisione di prevenzione e prevenzione. Quindi qualsiasi annuncio, qualsiasi allarme, qualsiasi cosa, in riferimento al fatto che si debbano manifestare delle scosse o meno di terremoto, non è prevedibile, è assolutamente attendibile. Assolutamente no. Bene. Stiamo parlando di rischio, della definizione di rischio, non so se ha finito la classificazione. Sì, sostanzialmente era questo, quindi avevamo parlato dei due elementi, la pericolosità e i ben esposti, e ovviamente quando si verifica il fenomeno il ben esposto può essere danneggiato, quindi il prodotto di questi tre elementi è proprio una formuletta semplicissima, cioè il prodotto tra la pericolosità, gli elementi esposti e la loro vulnerabilità. La regia ci può aiutare con una slide, se non erro, la numero 7 e 8? Sì, eventualmente se la possiamo richiamare rapidamente.
Quindi diciamo questi tre elementi, il prodotto di questi tre elementi praticamente ci dà quindi, il, dottore, il rischio. Mi scusi se la interrompo, partendo da questa slide, quindi sì. Il primo punto è il rischio. Il primo punto è il rischio, che è dato dal prodotto, come vede nella formula, tra la pericolosità, gli elementi a rischio e la vulnerabilità, perché lei può avere ovviamente degli elementi a rischio, se lei ha una casa che è costruita bene, se lei ha una casa chiaro. Che è costruita bene, sì. Cioè ha una vulnerabilità praticamente nulla, sì. Perché pure se viene il terremoto più catastrofico, la casa non cade, ovviamente il rischio è zero. Cioè. Quindi lei può stare tranquillamente. Quindi questo si ricollega al discorso di prima, anche all'intervento della telespettatrice che ci ha chiamato prima. Quindi la prevenzione e sì. La sicurezza la sono degli elementi fondamentali. La risposta di dormire in macchina o meno, sì. Se si vive in una casa sicura si può dormire tranquillamente in casa. Beh, certo. Ovviamente le risposte sulla sicurezza della casa la devono dare i tecnici. Certo, certo, certo è ovvio. A aggiungerei di... una cosa, prego. A proposito, per completare il collega, l'esposizione, l'altro valore, è interessante a questo punto valutare anche l'esposizione a rischio, nel senso che se andiamo ad analizzare un'area non antropizzata, in un'area desertica, facevamo prima un dottore, commento. Dottore, traduca perché no, che... siamo prima noi, diciamo, ad essere no, impreparati. Un'area quindi... dove non abitata, un'area disabitata, sì, un'area desertica, sì. In quel caso, anche sì. Se arriva un sisma devastante, non c'è nessuno, certo. Non ci sono beni esposti e quindi viene a decadere il interamente rischio è zero, la condizione di rischio. Abbiamo un'altra telefonata, prego. Buonasera. Buonasera, prego. Scusate, io vorrei, mi chiamo da San Potito San Litico. Vorrei sapere... Signora, chiedo scusa, può ripetere sia la località sia la domanda? Senti di Monte Matese, una zona sismica. Va bene, d'accordo, grazie, le risponde subito il professore Sciaccia. La signora chiamava da San Potito, Ai noi sì, queste sono... Il problema è rivedere un attimo queste carte, vedere in quali fasce di rischio e di intensità ricadono. Dottore, chiedo scusa, io mi collego a questa domanda della signora. A proposito appunto di quelle che sono state, di quello che è stato lo sciame sismico dal 29 dicembre sino a pochi giorni fa. Quindi è da ritenersi questa zona del Matese, quella colpita, una zona di estremo rischio? Che percentuale ha, diciamo, nella gradazione, soprattutto con riferimento alla mappa che abbiamo fatto vedere ad inizio trasmissione? Prima di rispondermi dobbiamo rispondere ad un altro telespettatore. Prego. Pronto? Buonasera. Salve, prego. Devi alzare la voce perché non la sentiamo. Pronto? Sì, sì, grazie. Signora, se può alzare un po' la voce, grazie. Sì, sì, perché è un po' bassa la linea qua da quando è successo il terremoto. Ah, bene. Da noi stanno le case distrutte. Lo sapete, stanno le case distrutte. Che dobbiamo fare? Che volevamo sapere dove possiamo stare ad abitare dentro questa casa. Noi dobbiamo scappare via. Signora, da dove sta chiamando? Di Monte Matese. Ok. Di Monte Matese. Noi sì. Abbiamo le case tutte cadenti. Signora, chiedo scusa, io mi scusi se la interrompo, io ovviamente... Ci viene un'altra volta più quella che abbiamo visto quell'altra volta, che noi dobbiamo fare. Signora, io lascio rispondere il dottore Sciarcia, però tenga presente che ovviamente noi non è che possiamo fornire risposte in questi termini così precise, ahimè. Quello che stavamo chiedendo prima è proprio questo, cioè cercare di capire quali siano le zone più a rischio, però rispondere completamente alla sua domanda purtroppo non ci è consentito, non è possibile. E il sindaco Cappello, Vincenzo Cappello, non gli interessa lui, non vedo un provvedimento, niente. Signora, a questo abbiamo dedicato la trasmissione precedente. Cerchiamo di ascoltare un attimo le risposte dei tecnici. Intanto grazie per la telefonata. Allora, potrei cominciare a provare io ad abbozzare una risposta. In buona sostanza, dopo che c'è stata la scossa, la prima scossa, ovviamente è stata avviata subito dopo un'attività di ricognizione, anche se in maniera un po', come dire, frettolosa. Un po' frettolosa, ma soprattutto non organizzatissima, però diciamo la cosa è partita, di ricognizione dei danni subiti dalle abitazioni. A valle di ognuno di questi sopralluoghi, e quindi anche i cittadini stessi potevano segnalare alle amministrazioni
se avevano avuto meno danni. A questo seguivano poi dei sopralluoghi, alla fine dei quali diceva poi si dà un giudizio di abitabilità o meno dell'abitazione. Quindi se la signora non è stata ancora fatta, certo, questa operazione, ovviamente può fare una richiesta al comune e il comune o attraverso i vigili del fuoco, attraverso i tecnici può far fare questa verifica. Noi stessi abbiamo partecipato subito dopo gli eventi a dei sopralluoghi per fare questo tipo di attività, sia nei comuni di Faicchio che nei comuni di Cusano Mutri, il giorno 30 e il giorno 31, anche assieme ai vigili del fuoco, appunto per dare questo tipo, diciamo, di riscontro ai cittadini, ma anche per esempio l'agibilità o meno di monumenti quali chiese o quant'altro, diciamo. Noi ovviamente con Federica abbiamo già annotato numerosissime domande che ovviamente tutti si pongono, tutti quanti noi ci poniamo. Molto spesso sono anche domande banali, perché ovviamente il timore, la paura e soprattutto gli interrogativi ai quali non si può dare una risposta precisa aumentano, come si può anche percepire dalle telefonate, aumentano appunto il senso di smarrimento da parte della gente. Però alcune tra queste credo che siano poi, penso, piuttosto diffuse, e cioè questa, una di queste: c'è un collegamento tra tutti gli eventi sismici che in queste settimane, in questi mesi, si sono sviluppate su tutto il territorio nazionale, diciamo dal sud al nord, anche attraverso la rilevazione del sito nazionale si riescono a leggere numerosissime scosse sparse un po' su tutto il territorio. Qual è il legame, la connessione tra queste scosse, oppure c'è o non c'è un legame? Allora, se posso dirle il mio parere in qualche modo documentato, sì, è che in realtà bisogna ragionare su due ordini di scala diversa, perché, come abbiamo visto poc'anzi, se si valuta la scala dell'intero Mediterraneo, beh, allora dobbiamo dire sì, c'è una relazione, perché tutto è legata alla mobilità di questi grandi piastroni di quello che ci ha fatto vedere, esatto, prima, queste due zolle famose, esatto, delle placche litosferiche. Esatto, quindi trovare un equilibrio, e mentre trovano l'equilibrio ci sono può questi accadere sismi ovunque. Esatto. Se invece andiamo nel dettaglio, allora diventa un po' più complicato, perché se vogliamo, sì, ci sono dei sistemi di faglie che sono le aree sismogenetiche che producono questi terremoti, che hanno relazioni fra loro. Però ad esempio, se immaginiamo in questo periodo gli sciami sismici più importanti, oltre a quello del Matese, ce n'è uno registrato nel bacino di Gubbio in Umbria. Bene, lì la faglia di Gubbio ha una storia cinematica, come dire, un po' tutta sua, quindi niente a che vedere con il nostro. E se vogliamo, anche il terremoto recente di qualche giorno fa del Salernitano, sì, francamente io mi sono guardato le carte, ecco, prima di venire qui, per limitare le figuracce, assolutamente. E si può dire che ovviamente ci sono degli impedimenti anche, direbbe un collega, strutturali fra questi due territori, perché c'è la depressione della Valle del Sele in mezzo, che è un elemento di discontinuità importante. Quindi, per farla breve, almeno per quello che è il mio parere, anche se poi non ho guardato con attenzione i meccanismi focali del Cilento, però lì in Cilento sembra che siamo in una zona più prossima al Tirreno, quindi un po' più tranquilla. Sembra che lì, per come dicono altri più bravi di me, ci possa essere solo un elemento un po' di sismicità residua, qualcosa, come dire, un po' un di tremolio, rimaste, tremolio, esatto, tremolio, di una sismicità più antica, che già invece ha sfogato, ecco, per dirla in soldoni, la sua grossa energia. Per noi ovviamente sono acquisizioni di notizie, come penso per gran parte dei telespettatori, nuove relativamente al fenomeno del terremoto. Ed un'altra domanda che viene posta frequentemente è questa, cioè la tipologia del terreno. Lei prima, dottor Benedetto, faceva riferimento alla questione della pericolosità, del rischio e quindi anche della struttura presso cui si abita e si dimora abitualmente. Ma la tipologia e la morfologia del terreno incide sulla magnitudo del fenomeno terremoto, o invece può essere un elemento del tutto ininfluente? Altra domanda che ci è stata posta anche attraverso la nostra mail, che noi ribaltiamo a voi.
La risposta è assolutamente sì, perché diciamo, ci sono degli effetti che amplificano il terremoto. Questi effetti sono dovuti sia ai terreni e alle rocce, o meglio alle rocce e ai terreni che sono al di sotto delle costruzioni, sia alle condizioni morfologiche, e cioè se ci troviamo per esempio in una vallata, se ci troviamo su un versante, piuttosto che se ci troviamo su un terrazzo. Quindi, per fare un esempio, se ci troviamo in una zona di piana alluvionale, come per esempio quella telesina, qualsiasi terremoto, qualsiasi treno d'onde sismiche arrivi in questa zona, proveniente dal Matese piuttosto che dall'Irpinia o da un'altra località, quando arriva in queste zone subisce un'amplificazione. Quindi che cosa significa subisce un'amplificazione? È come se ci fosse un aumento di energia. Se noi ci troviamo in una zona con questi depositi, per esempio, oppure su una zona con dei fabbricati costruiti su roccia, quelli su roccia balleranno, tra virgolette, sì, mi conceda questo termine, sicuramente di meno di quelli che sono posizionati su un terreno più, quindi diciamo, a parità di struttura, sì, ovviamente quelli che stanno, quindi i fabbricati che stanno nelle piane, possono subire più danni rispetto a quelli che stanno, e anche se sono molto vicini da un punto di vista, diciamo, la interrompo di posizione. Solo un attimo, prego. Proseguiamo subito con questa sua, la regia mi segnala un'altra telefonata in linea, prego. Pronto? Pronto? Sì, prego. In linea, con chi parliamo? Sono di Piedimonte Matese. Sì. Prego. Sì, volevamo dire, a San Domenico ci sono le case cadenti, a San Rocco pure. Come possiamo fare per dormire? Perché noi siamo in mezzo a una strada, non possiamo vivere più in questo paese per la paura del terremoto, che fanno delle scorte, quelle più piccoline, stanno facendo tutti i giorni. Signora, come abbiamo già risposto prima ad un'altra telespettatrice, ovviamente l'intento di... Avete capito qua? Sì, le volevo dire, l'intento di questa trasmissione è cercare di spiegare un attimo, sì, i termini del terremoto. Da voi cosa, signora, ma non possiamo, purtroppo, volentieri, ma non possiamo in questa trasmissione poterle dire se la località, la zona, l'abitazione dove lei vive possa essere, sì, ancora sicura. Questa è una cosa, come diceva prima il dottor Benedetto, il geologo, il dottor Benedetto, sì, sì, è una domanda che dovrà, o meglio, una verifica che dovrà rivolgere all'amministrazione comunale di riferimento. Scusate, lo sappiamo, il comune non si interessa. Signora, ma purtroppo, signora, volentieri... Sì. Catente, pure da noi, via Castello del Duca, signora, purtroppo non possiamo intervenire, però c'è il dottore Benedetto che le vuole rispondere direttamente. No, eventualmente, se il comune, mi sembra un po' strano che il comune non si interessi, però diciamo, la signora, per carità, però diciamo, ovviamente la signora si può anche rivolgere a strutture anche come, pronto, i Vigili del Fuoco, per esempio. Sì, un attimo solo. Anche ai Vigili del Fuoco, e quindi chiedere un intervento, diciamo, per verificare la staticità del fabbricato direttamente ai Vigili del Fuoco. Prego, signora, voleva dire qualche altra cosa? Volevo dire questo qua, dire che stiamo in rischio, volevamo sapere da voi se possiamo dormire. Signora, le ha risposto. In questo terrore che abbiamo preso. Signora, le ha risposto. Io, signora, chiedo scusa. Signora, chiedo scusa. Le volevo ribadire questo. Il dottore Benedetto ha ripetuto in più di un'occasione durante questa trasmissione, anche per telefonate precedenti, per quanto concerne i rischi della staticità del fabbricato, quindi quelle preoccupazioni che lei ci sta manifestando, purtroppo non è né questa la trasmissione adatta, né tantomeno siamo noi gli interlocutori adatti, quindi è una verifica che lei potrà richiedere ai Vigili del Fuoco o al Comune. Una cosa che possiamo fare, signora, noi stiamo prendendo appunti. Solo in diretta quella che è successa e finisce così? No, signora, allora le dico io una cosa, noi stiamo prendendo appunti su quelle che sono le telefonate che stiamo ricevendo. Ovviamente noi adesso abbiamo in studio degli esperti, ma queste istanze che vanno indirizzate, diciamo, a personaggi che rappresentano istituzioni o comunque altre persone, noi le gireremo, per cui faremo presente al sindaco di Piedimonte Matese, Vincenzo Cappello, che ci sono tanti cittadini di Piedimonte che sono ancora in balia delle onde e quindi
vogliono sapere di che fine insomma dovranno fare, quindi noi le assicuriamo che gireremo la sua lamentela al sindaco. Però, io voglio dire una cosa, il comune di Pinifonte percepisce i soldi invece di aiutare i terremotati. Scusami, chiedo scusa, signora, chiedo scusa, però le volevo dire questo e poi la pregherei di farci continuare, altrimenti ci fermiamo su Piedimonte. Tenga presente che la nostra trasmissione ovviamente viene vista sia in Campania che in Molise, quindi ci sono molte zone colpite dal sisma. Sì, pure stamattina è successo da noi. Esatto, però le volevo, signora, solo mi perdoni, in conclusione, solo dirle questo. Noi nella precedente trasmissione abbiamo avuto ospite il sindaco Vincenzo Cappello. Come diceva Federica Landolfi, sicuramente trasferiremo le sue preoccupazioni al sindaco, gliele rinnoveremo. Però è quello il suo interlocutore. Grazie, ci scusi, buona serata, grazie a lei. Grazie. Dottor Benedetto, lei stava concludendo quindi sulla questione della morfologia del terreno. Sì, io richiamerei eventualmente la 10 bis come slide. Cioè, ci ha fatto preoccupare perché non è un articolo. Abbiamo avuto un attimo di smarrimento anche noi, che fa capire appunto quali sono gli scenari di pericolosità locale, diciamo. Cioè, noi possiamo avere, non è chiarissima, me ne dispiace, però diciamo cerchiamo ce di capire. Ce la può appunto illustrare così? Sì, per esempio, noi abbiamo, partendo dal lato sinistro della slide, quindi dall'alto, diciamo, un po' più in alto, il terremoto produce una serie di effetti sul territorio. Tra questi, per esempio, uno di quelli immediati sono i crolli delle rocce che sono in bilico sui versanti. Ovviamente laddove noi abbiamo questo fenomeno, abbiamo delle abitazioni, potremmo avere un pericolo maggiore. Però diciamo fortunatamente la magnitudo di questo terremoto non ha prodotto molti di questi fenomeni, ci sono pochissime segnalazioni dell'avvenimento del fenomeno del 29. Poi ci sono, come dicevamo prima, degli effetti che sono legati alla topografia del terreno, cioè al fatto che stiamo per esempio su una cresta, al fatto che stiamo su un versante molto inclinato, noi abbiamo degli effetti di amplificazione perché c'è una concentrazione dei raggi sismici in quel settore di territorio. Poi possiamo avere anche la sfortuna di trovarci su una faglia, che è quella che praticamente ha generato il terremoto, e quindi si può creare addirittura uno spostamento che può danneggiare ovviamente i fabbricati, ma come dicevamo prima anche altri fenomeni, la liquefazione, che è un fenomeno che fa perdere completamente la resistenza al taglio dei terreni, e quindi questi terreni e le strutture che ci sono sopra sprofondano praticamente, o piuttosto l'attivazione di frane, e ancora i fenomeni amplificativi che si dicevano prima, legata alla presenza di depositi, diciamo, incoerenti. Perfetto, il dottore Ciarcia ci stava sollecitando, si stava agganciando ad un altro argomento. No, a proposito delle faglie, perché sì, il collega Lorenzo qui ha citato il caso di una eventualità che qualche struttura possa trovarsi su una linea di faglia. Bene, noi abbiamo un, anche qui voglio invocare, stiamo cercando di fare il possibile per richiamare soprattutto e quasi esclusivamente documenti ufficiali prodotti da enti pubblici, quale l'INGV, il Dipartimento di Protezione Civile. In questo caso invece, prego la regia, la slide numero 5 è una carta dell'ISPRA, che è l'Istituto di Protezione Ambiente, in pratica per noi geologi è l'ex servizio geologico, quello che sovrintende un po' a tutto quello che riguarda il nostro territorio. Qui, dottore, mi scusi la interrompo, mi sembra che sia proprio la fotografia della zona che in queste settimane è stata investita dal maggior numero di scosse di terremoto, perché mi sembra di intravedere. Sì, in realtà questa è un, ho fatto io una, come dire, uno stralcio da quella che è la mappatura dell'intero territorio italiano. Se vedete nel margine in alto a destra lì, tutte quelle lineette rosse sono tutte linee di faglie che caratterizzano quella, la piana del Fucino, una zona sotto l'Aquila, nella zona di Avezzano. Quindi che nel è stata, Molise? Abruzzo, chiedo scusa. È colpito da terremoti devastanti in tutto il secolo scorso. Quindi l'ultimo. Scendendo giù,
A parte l'Aquila, sì. No, non ce la facciamo per poco lì, in realtà è vicinissimo, e quelle sono tutte cosiddette faglie sismogenetiche. Faglie, e questo è un catalogo che noi cittadini in qualche modo abbiamo contribuito con le nostre tasse a formulare, quindi un catalogo delle cosiddette faglie attive. Queste sono le faglie di cui si ha certezza che sul territorio nazionale, e ne vediamo parecchie di linee rosse a ridosso dei nostri territori e della nostra provincia, c'è anche quella che si è mossa la fine di novembre. Dottore, mi perdoni, anzi chiedo scusa da entrambi se io e Federica interrompiamo frequentemente. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Prego. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Senta, io volevo chiedere se la scossa di lunedì era una scossa di assestamento a quella del 29 oppure una scossa nuova. Va bene, grazie. Prego. Le risponde subito. Chi vuole tra voi due? Diciamo che non si può dare una risposta in realtà univoca, nel senso che può essere tutte e due le cose in buona sostanza, perché questo sciame sismico che si sta verificando, di cui se ne sta seguendo diciamo l'evoluzione, non possiamo assolutamente ancora dire se la scossa principale c'è stata il 29, quindi seguiranno solo poi delle scosse di assestamento, ovvero diciamo ci può anche essere la possibilità che si manifesti ancora qualche scossa con intensità diciamo superiore. Se posso aggiungere qualcosa all'amico Lorenzo, in realtà è complicato, come dire, semplificare troppo il tutto, ci vorrebbe un'intera trasmissione da dedicare solo alle faglie. Queste strutture, queste pareti, se vogliamo, questi muri che si muovono l'uno contro l'altro. E tutto sommato poi la scossa, il momento di rilascio di energia avviene perché lungo queste superfici che si muovono scorrendo l'un l'altra ci sono delle asperità. Adesso, se questa asperità sono delle asperità, sono quindi, come dire, delle interruzioni, delle croste, diciamo, in maniera più, mi perdoni. Sì, va bene, per capirci. Per capirci è qualcosa che interrompe la continuità. Quindi questa, genera un urto. No, in realtà si accumula, questa vuole energia. Spingolo l'una contro l'altro e questa asperità, come dire, trattiene il movimento fino a quando a un certo punto non avviene il rilascio. Queste asperità possono essere frequenti, ecco perché mi volevo aggiungere. Quindi non è detto che sia la stessa asperità che ha fatto un altro scatto, ma ce n'era una più piccolina, casomai. Però a proposito, appunto, mi aggancio a questa sua ultima affermazione. È una domanda che francamente mi sono posto tante volte anche io, e presumo che si pongano anche la gran parte dei telespettatori. Com'è possibile che, avendo noi oggi delle tecnologie, degli strumenti di rilievo che ci consentono addirittura di avere anche previsioni, sarò banale, sicuramente dirò una sciocchezza, previsioni anche meteorologiche che si spingono nel tempo, com'è possibile che non sia possibile, benché lei abbia all'inizio della trasmissione spiegato abbastanza dettagliatamente e in maniera comprensibile la natura effettiva del terremoto, però com'è possibile che non si possa assolutamente rilevare con un anticipo anche marginale o capire che cosa succeda nella Terra? Allora, le posso rispondere e devo invocare, mi perdoni la regia, ancora la numero 5, la slide numero 5, perché in questo modo ragioniamo su un elemento pratico, questa carta. In realtà noi abbiamo visto lassù che ci sono indicate delle linee rosse, dicevamo queste faglie sismiche, ma non sono tutte le faglie attive o potenzialmente attive nel nostro territorio. Lì ci sono catalogate solo quelle rilevate. Ce ne sono un'infinità ancora, forse infinità è un po' eccessivo, però ce ne sono tantissime non rilevate. Perché? Perché non si investe in ricerca, adesso qui bisogna andare più lontano a cercare le cause. Quindi se non c'è personale che fa degli studi sul territorio è improbabile che noi possiamo arrivare quantomeno ad avere un controllo di quello che è il potenziale. Lei sta facendo un'affermazione importante, perché sostanzialmente
rispetto agli aspetti tecnici che ci state illustrando con estrema chiarezza, questa è una lacuna, quindi vuol dire che non si investe molto sia in termini di prevenzione e di sicurezza, riallacciandomi a quello che diceva il dottore Benedetto, né tantomeno nella rilevazione del territorio. Certo, perché cito solo questo per tutti, noi abbiamo un progetto nazionale di cartografia geologica dove vengono segnate anche le faglie, anche quelle attive, che è fermo da un po' di anni, è partito nell'88 ed è fermo da diversi anni ed è stato bloccato per carenza di fondi in realtà. Mentre, vabbè, poi lasciamo perdere dove vengono dirottati i fondi che sarebbero, forse sarebbe meglio destinarli alla difesa del suolo. Tornando a quelle faglie, tornando al territorio, perché dicevo non le abbiamo riconosciute? In realtà ci sono delle tecniche consolidate anche per riconoscere le faglie attive, sono studi cosiddetti paleosismologici che gli addetti ai lavori conoscono un po' meglio. Si tratta in parole povere di tirare delle trincee, di andare con un escavatore, tirare una trincea lungo una linea di faglia dove tu ne vedi l'emergenza in superficie e vedere sotto se ci sono testimonianze di un'attività storica. Bene, questa cosa è importantissima perché noi sulle faglie, anche su quelle attive, noi non è che abbiamo per tutto il controllo temporale. Pensi che mediamente noi abbiamo dei tempi di ritorno su una linea di faglia che vanno oltre le nostre più generose aspettative di vita, perché siamo intorno ai 1500-2000 anni. Quindi non è detto che una faglia che si è mossa, quella del mese scorso, si possa muovere in tempi quindi brevi. Quindi sicuramente non ne potremo riparlare in una successiva trasmissione. Un momento, neanche vorrei essere troppo rassicurante, sì, perché qui è la statistica. Può darsi che lo stesso evento si ripeta anche dopo tre giorni. Vabbè, e poi mi piaceva più la prima ipotesi. E poi è silente per 5.000, ecco, è un momento. Non diciamo perché per carità, rischiamo di essere fraintesi, banali, dobbiamo certo, essere la paura tra i telespettatori è tanta e soprattutto c'è molta, molta confusione. Un nostro telespettatore ci ha scritto su Facebook e si chiedeva cosa sta succedendo nel nostro territorio, leggo testualmente, in relazione agli ultimi terremoti. Se ci dobbiamo preoccupare per il futuro e cosa mi sanno dire gli esperti in studio del Vesuvio e del vulcano sottomarino. Marsili, credo che si chiami. Sì. Non so chi vuole rispondere. Allora dividiamo i vulcani. Marsili e Vesuvio, decidete allora, voi quale. Su che cosa stia succedendo, diciamo, non sta succedendo niente di anormale, nel senso che le nostre zone sono interessate dai tempi geologici, oserei dire, dai terremoti, per cui noi stiamo vivendo una situazione di normalità da un punto di vista sismico, nel senso che i terremoti sono sempre manifestati. Io cito un solo dato: negli ultimi 1000 anni si sono manifestati in Italia circa 3000 terremoti che hanno provocato danni più o meno gravi, perché poi quelli che registriamo con gli strumenti sono molto di più. Quasi 300 di questi con una magnitudo superiore a 5.5, che hanno avuto effetti, e uno ogni 10 anni di questo ha avuto effetti catastrofici, diciamo. Quindi, in effetti il nostro è un territorio sismico, è giovane da un punto di vista geologico, quindi consentitemi anche questa divagazione poetica, e quindi noi i terremoti purtroppo ce li dobbiamo aspettare. Per difenderci dobbiamo fare prevenzione. E io su questo discorso della prevenzione vorrei spendere poi qualche parola. Se lei quale vulcano ha scelto? Vesuvio? Non me li ma posso io fare entrambi, per rispondere al nostro telespettatore allora, che Vesuvio, ci ha scritto su Facebook. Vesuvio. Allora, a secondo del rischio maggiore. Allora, diciamo, sul Vesuvio anche lì, diciamo, ogni tanto c'è un un rimpallarsi di notizie e di cose che sta lì per eruttare. In realtà il Vesuvio è un vulcano attivo, che attualmente è in uno stato di quiescenza. Quindi in uno stato di riposo. Al momento, per quanto mi risulti, non ci sono elementi che fanno pensare a una
eruzione, almeno benché, diciamo, benché siano state poi diverse. Tenga presente che il Vesuvio è uno dei vulcani più monitorati al mondo, per cui noi diciamo abbiamo un osservatore che ha una storia secolare, addirittura secolare, quindi diciamo, e che monitorano quotidianamente tutti quelli che sono diciamo i segni premonitori poi di un'eventuale eruzione. Quindi non ci sono assolutamente allarmi per quanto mi risulti da questo punto di vista, per cui al momento possiamo stare tranquilli. Però anche lì ovviamente va fatto con un discorso di prevenzione per la difesa. Benissimo, invece dottor Ciarcia, lei ha competenza sul vulcano Marsiglia, anche perché negli ultimi giorni, tra i tanti allarmismi fatti anche sui social network, questo vulcano Marsiglia viene addirittura identificato come la causa di un terremoto di magnitudo 7.5 che potrebbe investire tutta la costa. Quindi cerchiamo anche di dare un'informazione più quanto possibile, quanto corretta ai telespettatori rispetto a queste, diciamo, come dire, evoluzioni o meglio involuzioni della comunicazione. In realtà io devo prima ringraziare Lorenzo perché mi ha lasciato la parte più scomoda, ovviamente. Però l'ha lasciato in alto mare perché il Marsiglia, diciamo, sì, è al largo delle coste. Ha lasciato in alto mare, ma io qualcosa un po' la so sul Marsiglia, perché? Perché per quanto devo riconoscere che la domanda sembra sia venuta fuori da un'addetta ai lavori, quindi mi dovete lasciare la licenza di qualche termine un po' più tecnico, visto che dobbiamo soddisfare la sua curiosità. Si contenga per i termini, perché altrimenti eruttano i telespettatori, no, soprattutto per la brevità, perché cerchiamo così di dare in realtà risposte. Lì c'è un problema, sempre come dicevamo all'inizio, quella storia della collisione fra i continenti. Lì c'è un fenomeno un po' tutto mediterraneo, forse tutto italiano, per dirla breve, perché c'è una zona cosiddetta di subduzione, c'è qualcosa che scende sotto la Calabria, una parte della crosta che va sotto la Calabria, fonde a una certa profondità e viene su a giorno proprio in quel territorio lì, nella zona delle Eolie. Poi abbiamo questi vulcani, il Marsiglia e il Vavilov, che sono due grossi bacini, due grosse depressioni nell'ambito del Tirreno meridionale. Beh, per il Marsiglia, che io sappia, oltre a un'attività che ormai dura da alcuni milioni di anni, il problema più importante riguarda il potenziale collasso di una parte dell'edificio e quindi un rischio tsunami per il quale abbiamo fatto un'esercitazione non più di un paio di mesi fa, se non ricordo male, giù in Cilento. Abbiamo fatto un'esercitazione con la Protezione Civile Nazionale a Palinuro, Pisciotta, in quelle zone lì, perché è lì prevista, diciamo, la maggiore intensità di questo fenomeno. Ovviamente io ricordo ai telespettatori, perché ci seguono anche appunto dal Salernitano, che il discorso è, come dire, penso di non essere smentito da voi, come per quanto riguarda il Vesuvio, sono ipotetiche previsioni, soprattutto determinate, credo, da una ciclicità anche storica dei fenomeni che evidentemente non sono intercorsi. Quindi lo tsunami sicuramente sarebbe un fenomeno devastante laddove però si verificasse effettivamente questa eruzione totale del vulcano. Quindi certo, giusto per tranquillizzare certo. Anche no, sembra che ci siano delle condizioni morfologiche favorevoli, tali da poter attendere un fenomeno, però qui è lungi da noi l'idea di voler creare allarmismi. No, non sono allarmismi che sono assolutamente mi perdono. Sono allarmismi che invece sono veicolati attraverso appunto i social, soprattutto attraverso i social network, che sono allarmismi che effettivamente non hanno motivo di esistere, tra l'altro addirittura prevedevano questo tipo di eruzione entro l'anno, quindi come ci avete spiegato opportunamente voi non è possibile dare previsione a nessun tipo di questi fenomeni catastrofici. Indirettamente abbiamo risposto anche a una telespettatrice che ci ha scritto sul Libero, diceva: girano voci che dicono che ci sarà una forte scossa qui nell'Alto Casertano, è vero? Poi qual è la situazione del sisma? Insomma, le domande più frequenti sono queste, da parte di persone che hanno vissuto questi secondi tremendi proprio recentemente. Ci siamo già in parte espressi su questa cosa. Sì. Un'altra curiosità, un'altra particolarità era questa: è vero che il comportamento degli animali, io stesso ne sono stato testimone, avendo dei cani, che effettivamente poco prima che si verificasse un evento sismico quale quello del 29 dicembre,
hanno stranamente manifestato una certa inquietudine. È vero, sono anche queste voci, come dire, non controllate, o c'è una realtà in queste manifestazioni appunto degli animali che potrebbero eventualmente precedere questi fenomeni sismici? Allora, diciamo che questa è come dire, è qualcosa di consolidato nella tradizione popolare, ma stenta attualmente ad oggi a trovare un riconoscimento nell'ambito della comunità scientifica. Quindi, però c'è da dire che esistono comunque dei documentati fenomeni precursori di un evento che si possono avvertire, che possono dare un allarme, anche se francamente è un po' complicato controllarli. Ci sono fenomeni di tipo geofisico, quindi fenomeni anomalie magnetiche che si registrano. Qualcosa di concreto invece che sembra sia documentato è, che ne so, la variazione dell'altezza della falda nei pozzi idrici, nei pozzi d'acqua. Quindi un abbassamento della falda Variazione, esatto, potrebbe essere un segnale, ma siamo, ripeto, in qualcosa che non è determinabile. Ha necessità tutto questo di avere una documentazione. Però, mentre si diceva prima, per le previsioni meteorologiche, noi possiamo prepararci ad un temporale, ma se vogliamo anche ad un tornado possiamo prepararci. Certo. Il problema è che per il terremoto non c'è allerta che tenga, ecco, perché... E sempre riguardo quello che lei stava dicendo poc'anzi, appunto con riferimento ai pozzi e alle falde, le trivellazioni, questo è un altro punto sul quale si spendono tante teorie, e cioè che ci siano delle cause legate alle trivellazioni del territorio per la ricerca di gasdotti, quindi però sembrerebbero poi contraddire chi sostiene che le trivellazioni non scendono ad una profondità così considerevole da determinarlo. Quale risposta possono dare i geologi rispetto a queste ulteriori affermazioni? Allora, su questo comincio io a dare una prima risposta, poi Lorenzo dirà la sua. Per le trivellazioni, in realtà qua la cosa è molto complicata, perché io capisco e sono anche io partecipe come cittadino all'onda emotiva che sta investendo i nostri territori, l'Irpinia e il Sannio, oggetto di attenzione dell'esplorazione petrolifera. Però per quanto riguarda le relazioni con la sismicità, io devo essere onesto, ho provato a cercare dappertutto, su ricerche scientifiche, in rete, l'unico elemento, l'unico sito affidabile che mi ha dato delle risposte è stato il sito dell'USGS, il Servizio Geologico Americano degli Stati Uniti, quindi una fonte dignitosa, decisamente attendibile. Bene, là sopra. Dai loro studi, dalle loro osservazioni, viene fuori che in realtà l'attività di esplorazione petrolifera può generare soltanto dei microtremori o dei sismi di piccola intensità. Davvero ci sono forse uno o due casi di sismi di un'intensità che poi siamo intorno a 4, che non hanno generato danni, sui quali ci hanno qualche perplessità, ma per il resto il grosso dell'attività sismica indotta che fa un po' paura è una tecnica esplorativa che si chiama il fracking. Si tratta di una fratturazione idraulica tradotta, che non è altro che un modo di esplorare. Queste compagnie petrolifere, buttano giù queste aste a una certa profondità, sparano aria compressa e miscele di liquidi frantumando le rocce, quindi generano dei sismi, anche questi non di elevata intensità, però in questo caso potrebbero essere pericolosi. Da quello che mi risulta, documentandomi, sembra che in Italia il fracking non sia praticato. In Italia meridionale, oltretutto, io un po' da anni scrivo sul nostro Appennino sul sottosuolo, vi posso assicurare che il fracking non è necessario. Non mi pagano, voglio dire, per dire questo. Sono consapevole che non sarebbe utile, addirittura è antieconomico.
A meno che non si facciano scelte strategiche di indagare altri tipi di terreni, beh, allora sarebbe il caso di soprattutto prestare attenzione. Io dico alle popolazioni di qui, prestare attenzione e capire un po' soprattutto quelli che saranno gli impatti sull'ambiente, perché è quello che conta molto. Al di là del problema esplorativo, è l'impatto ambientale che è indotto dall'attività di estrazione che produrrà effetti devastanti sui territori. Lei cosa aggiunge, dottor? Ma io aggiungo poco, perché è stato chiarissimo il collega Ciarcia. Sostanzialmente dico che è stata fatta molta speculazione su questo argomento. E concordo perfettamente con lui che le problematiche sono molto più legate ad aspetti ambientali e quindi al fatto che le nostre zone interne eventualmente possono essere danneggiate da un punto di vista ambientale da sfruttamenti intensivi, diciamo, del sottosuolo da un punto di vista petrolifero, diciamo. Quindi le nostre zone interne che hanno vocazione turistica, che hanno vocazione agricola, che possono in qualche modo con queste attività valorizzare il loro territorio, ovviamente si vedranno in questo, voglio dire, al di là delle posizioni adesso, che non è questa neanche la sede per esprimerle, ovviamente ribadisco, diciamo, che si è fatta molta speculazione quando poi in realtà i problemi sono altri e non questi. Abbiamo parlato poco fa con il dottor Benedetti in termini di prevenzione e sicurezza, un argomento sul quale poi ritorneremo anche un attimo dopo, e tra l'altro appare poi chiaro che dalle vostre considerazioni anche di carattere tecnico, alla fine comunque sostanzialmente molto è rimandato a una questione di prevenzione e sicurezza, in quanto appunto il fenomeno del terremoto è ormai palese e chiaro che non è possibile prevederlo, quindi possiamo solamente arricchire le nostre nozioni e le nostre conoscenze. Io pregherei la regia di mandare in onda a questo proposito una dichiarazione del vostro presidente dei geologi dell'Ordine regionale della Campania, dottor Peduto. Prego regia, grazie. Dovremmo spingere sulla prevenzione, anche sui terremoti, soprattutto sui terremoti non si possono fare previsioni, non c'è la palla di vetro, l'unica cosa è la prevenzione come si fa? Informando i cittadini, adottando il fascicolo del fabbricato, e anche su questo noi stiamo spingendo moltissimo con la Regione Campania affinché possa adottare questo importante strumento, e soprattutto dotando tutto il territorio di importanti strumenti come per esempio i piani di microzonazione sismica. Insomma, anche il Presidente ha parlato di prevenzione, tema tanto caro, anche perché da quello che abbiamo capito non si può prevedere un terremoto, il quando è accompagnato da un punto interrogativo, quindi quello che possiamo fare noi è soltanto informarci, documentarci e formarci per eventualmente affrontare un fenomeno di questo tipo. Dottore Benedetto, una definizione di prevenzione e soprattutto distinzione tra previsione e prevenzione. Ma sulla previsione, diciamo, già abbiamo in qualche modo detto diverse cose. Abbiamo detto che noi grosso modo conosciamo quali sono le aree a più alta pericolosità nel nostro paese, sappiamo le intensità massime con le quali questi fenomeni si possono manifestare, perché poi il nostro paese ha un catalogo dei terremoti millenario, perché ovviamente essendo un paese abitato da millenni e ci sono cronache che descrivono terremoti disastrosi, ce n'è uno addirittura, leggevo stamane quando abbiamo cercato appunto di arricchire un attimo le nostre domande, uno l'ultimo proprio che ha riguardato le zone del Sannio del 1462, e la cosa 56 per la precisione, 56, ed è uno dei più disastrosi della storia. E il dato che ci ha lasciato perplessi è veramente un po' con un'interrogazione strana, è quella che addirittura avrebbe generato 30.000 morti, tenendo conto appunto che si riferisce a centinaia di anni fa. È strano perché la densità abitativa e la popolazione non avrebbe dovuto proporzionalmente generare tanti morti. Le cedo subito la parola per rispondermi. Sì. Nel frattempo c'è un'altra telefonata e prego la regia di mandarla in onda. È in linea? Sì?
Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Siamo da Faicchio. Prego. Volevo fare una domanda agli esperti. Volevo sapere la percentuale di rischio sismico nel Sannio, però nella zona nostra della Valle Telesina, rapportato al presente e del passato. Grazie. Grazie a lei per l'intervento. Arrivederci, grazie. Grazie. Lo stavamo appena dicendo, diciamo, questa è una zona ad elevata pericolosità sismica, per come è classificato nella zona dove stiamo adesso e quella più vicino ai versanti carbonatici c'è una lieve differenza, là ci sono zone di prima categoria, verso il fondovalle, diciamo in direzione Caserta, per capirci, il grado di sismicità, diciamo, diminuisce, la pericolosità sismica diminuisce. Quindi, diciamo, le zone vicino ai versanti sono zone a massima pericolosità perché sono classificate zona sismica di prima categoria, praticamente. Io vorrei tornare un po', se è possibile. Purtroppo la faccio tornare tra poco perché c'è un'altra telefonata in diretta. Prego, in linea. Pronto, buonasera, io chiamo Davide Montevadese da Via Alto. Vorrei fare una domanda ai geologi. Prego. Se è possibile che si verifichi una scossa di maggiore intensità. Sì, la sento. Guardi, io mi permetto di risponderle al posto dei geologi perché all'inizio della trasmissione è stata data una risposta in questo senso. Purtroppo il terremoto non è prevedibile. Ah, ecco, quindi, questa era la cosa che volevo sentire. Se era no. Purtroppo non c'è possibilità. In realtà già abbiamo anche risposto in maniera un po' più diretta, nel senso che il telespettatore chiedeva se ci possono essere scosse con più alta intensità rispetto. In realtà non lo possiamo escludere. Non lo possiamo escludere perché lo sciame che si sta verificando, diciamo, potrebbe anche, ci potrebbe anche essere qualche scossa, diciamo, con grado superiore a quello che già si è manifestato il 29. Ovviamente noi ci auguriamo che questo non avvenga assolutamente. Grazie per il suo intervento. Buona serata. Grazie anche a lei, grazie. In ogni caso, scusa. Prego, vai. No, in ogni caso volevo tornare un po' al discorso della... che è anche collegato a questo in buona sostanza, perché noi la prevenzione come la possiamo fare? Il Presidente Peduto ha già accennato a delle cose, ha parlato di microzonazione sismica, ma cerchiamo di capire in brevissime parole che cos'è la microzonazione sismica. Prima abbiamo detto quando un terremoto si manifesta in un territorio, il territorio risponde diversamente. Ebbene, i geologi hanno la capacità tecnica di zonare il territorio e stabilire quali sono, partendo diciamo dal terremoto di base, quali sono le aree dove si amplifica di più o di meno il fenomeno e quindi conseguentemente quali sono quelle più pericolose che vanno evitate, per esempio, da un punto di vista delle costruzioni, o per esempio dove si possono verificare delle frane con il terremoto, e quindi anche in quel caso evitare di andare a costruire. Quindi stiamo facendo un'attività di pianificazione del territorio, stiamo dicendo non andiamo a costruire nelle zone più pericolose, questa è prevenzione. Dottore, lei questo è un primo aspetto. È gettonatissimo, perché ogni volta che parla lei arriva una telefonata in diretta, quindi la devo reinterrompere. Non me ne voglia, assolutamente. Non lo dovevo dire questo. Faremo tutto di tutto dopo per cercare non parlo di equilibrare. Uno sciame di telefonate. Uno sciame di telefonate, giustamente Federica. Prego, è in pronto? Linea? Sì, pronto, buonasera. Salve. Mi chiamo Antonio da Rife. Sì. Volevo chiedere, è vero che si può in anticipo svolgersi di un terremoto tenendo sotto controllo i gas radon? Mi scusi, può ripetere la domanda? Io che monitorando i gas radon può sapere in anticipo lo svolgersi di un terremoto? Bene, grazie per la domanda, interessante. Sì, in realtà la domanda è pertinente perché lo studio e il monitoraggio del radon... Ci spiega che cos'è il gas radon? È un gas radon che secondo diciamo, alcuni studi, francamente
forse facciamo prima a ripercorrere un po' tutti gli episodi. La storia del radon è venuta fuori. No, rapidamente. Sì. È venuta fuori, forse ricordate, in occasione dell'Aquila, quando un ricercatore, diciamo uno studioso, perché in realtà pare poi è venuto fuori che non avesse i titoli per farlo, insomma questa persona si è occupato di monitorare il radon con uno studio suo personale e ha tirato fuori come dire, una relazione fra l'attività sismica e la particolare concentrazione di questo gas. Il problema è che molti colleghi della ricerca hanno contestato, diciamo, i mezzi con cui questi dati erano stati acquisiti e di conseguenza, diciamo, che è tornato un po' tutto in gioco. Quindi il radon viene considerato come uno dei precursori da tenere sotto controllo, però per quanto riguarda la validazione di metodologie siamo ancora, diciamo, in alto mare. Da verificare. Da verificare. Può completare, dottore? Sì, molto rapidamente. Abbiamo parlato della microzonazione sismi e quindi pianificazione, evitare di andare a costruire nelle zone più pericolose o comunque tenere conto quando si costruisce degli effetti, certo, di amplificazione. Costruire nuovi edifici laddove resistenti al sisma e quindi rispetto delle norme tecniche. Noi abbiamo delle norme tecniche aggiornate molto di recente, nel 2008, che sono delle norme valide, che probabilmente vanno ritoccate in alcuni punti, ma sono delle norme valide il cui rispetto, diciamo, garantisce sicuramente la sicurezza degli edifici. E poi, diciamo, dobbiamo soprattutto fare degli interventi strutturali sull'edilizia esistente. Perché l'edilizia esistente, quella costruita meglio o in tempi storici o comunque in tempi con normative sismiche, tra virgolette, meno restrittive rispetto a quelle che abbiamo oggi, sono dei malati che hanno bisogno di essere curati. Però una domanda va fatta, cioè il terremoto di cui stiamo parlando, che fortunatamente non ha provocato danni pericolosi se non per poche famiglie dell'Alto Casertano, ma di terremoti ce ne sono stati nel corso degli anni, quindi io mi chiedo, abbiamo avuto dei precedenti da poter intervenire, agire in termini di prevenzione, quindi in codici di comportamento e tutto il resto, però mi chiedo, fino ad oggi, che cosa è stato fatto e se è stato fatto qualcosa? E se non è stato fatto, secondo voi perché? Ma noi purtroppo in questo paese siamo abituati... Cioè, parliamo di piani di protezione civile. Siamo abituati a rincorrere le emergenze. Mm. Noi nelle situazioni di emergenza molto spesso, a nostro agio. Diamo il meglio di noi stessi, sì, come paese. E questo non dovrebbe avvenire perché noi di frane, di alluvioni, di terremoti, ne dobbiamo parlare, io dico ne dobbiamo, certo, parlare quando c'è il sole, non dobbiamo parlare, certo, quando c'è la pioggia o ad evento avvenuto, perché così si fa prevenzione. Uno degli aspetti appunto è pianificare per esempio le attività di emergenza. C'è un'altra emergenza, un'altra telefonata in diretta, lei Rueto vede che evidentemente lei è senza nulla togliere al dottor Ciarcio. In pronto? Linea, prego. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Senta, io volevo fare una domanda ai geologi. Sì. Come mai, prima del terremoto, viene un forte vento, tipo boato? Bene, signora, grazie. Signora, da dove ci sta chiamando? Da Piedimonte. Grazie, grazie. Prego, buona serata, grazie. No, lei ha indicato me, mi ha fatto preoccupare. No. Se dovessi rispondere io, No, ne parlavamo. Guardi, in macchina. È stata una scelta cosa tecnica, perché sicuro che rispondendo lei non arriveranno nel frattempo. Sì, ma infatti sì. Io sono tra un scoraggio a sufficienza, no, perché quando assolutamente fai vedere, no, quando no, fai non vedere era le placche, le cose che si muovono, la gente dice vabbè, placca, cambiamo, guardiamoci qualcosa. Certo. Senta, no, per questa storia del boato, sì, in realtà ne parlavamo in macchina, è una storia che, a differenza degli animali, che pure se ne sentiva parlare, qui c'è una soluzione, come dire, fisica, perché sembra che, ed è documentato, questa è una notizia che pure i cittadini possono rincorrere sul sito dell'INGV o della Protezione Civile, e sembra che venga imputato a quello che sono le prime scosse di un terremoto, quelle cosiddette sussultorie, che quando raggiungono la superficie terrestre, al contatto con l'aria,
creano questa forma di boato ed è particolarmente sentita proprio nelle zone degli epicentri dove arriva con maggiore intensità. Lei ha fatto cenno al sito dell'INGB, anche un vostro collega immagino ci ha scritto su Facebook, quindi lo voglio ricordare, Maurizio Pignoni ha scritto: sto guardando la vostra trasmissione e questo ci fa piacere, volevo consigliare ai cittadini di consultare il blog per avere informazioni scientifiche sulla sismicità in Italia. Un caro saluto ai colleghi ospiti. Quindi... Certo, ricambiamo fortemente un amico degno di attenzione, perché no, lo abbiamo citato più volte l'INGV e dobbiamo essere riconoscenti a questo istituto per tutto il materiale che fornisce ai cittadini. Assolutamente. Anzi, i cittadini devono consultarlo perché ci sono cose affidabili e che possono aiutare anche nel quotidiano, cioè, anche suggerimenti su come prepararsi in quei momenti, a un terremoto, durante e anche il dopo. Ci sono delle indicazioni molto, molto utili, dettagliate. Un'altra domanda. Dottore Benedetto forse voleva forse aggiungere qualcosa? Sì, poteva continuare il discorso con la pianificazione di emergenza, che è importantissima, però c'è anche il discorso di che cosa è stato fatto in termini poi di prevenzione del rischio a livello statale, perché noi abbiamo parlato di una serie di cose. E volevo sottolineare che anche se probabilmente si tratta di una goccia nell'oceano, però va sottolineata perché per la prima volta a seguito dell'evento sismico dell'Aquila si è previsto un programma pluriennale di prevenzione del rischio sismico e di mitigazione del rischio sismico. Questo programma, richiamo un attimo alla regia la slide numero 14, prevede lo stanziamento in 7 anni di 960 milioni di euro. Qualcuno stima che probabilmente questo dato rappresenta l'1% del fabbisogno, però è importante perché comunque è un'inversione di tendenza, cioè cominciamo a pianificare anche nelle attività di prevenzione. Le azioni che sono finanziate all'interno di questo piano, quali sono? Sono le indagini di microzonazione sismica di cui abbiamo già parlato in precedenza. Quindi di identificazione delle zone più pericolose. Beh, perché ne dobbiamo tenere conto, sia se evitarle proprio quelle pericolosissime, ma laddove ci sono zone con pericolosità diciamo modulata, costruire tenendo conto di questa pericolosità. Poi interventi strutturali locali e di miglioramento sismico degli edifici e delle opere infrastrutturali pubblici e poi interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento anche degli edifici privati. Questi diciamo sono i due aspetti. Deve crederci, non abbiamo accordi con i telespettatori, però abbiamo un'altra telefonata in diretta. Non è un favore, perché lo interrompete ogni volta. Prego, poi riprendiamo subito da questo discorso che è importantissimo. Prego, in linea? Sì, buonasera, chiamo da Castello. Salve, prego. Da Castello del Matese, in provincia di Caserta. Sì. Volevo chiedere, ma noi siccome siamo su una roccia, è più pericoloso sulla roccia in caso di sisma, di un forte sisma, oppure magari, che ne so, una pianura meno forte? Guardi, la roccia come si comporta, diciamo? Sì, le facciamo rispondere subito, anche grazie, se prima, poco fa, uno dei due geologi avevano già fornito una risposta, ma è utile, spettatore, quindi esatto, una risposta breve va data. È utile ricordarlo. Diciamo sulla roccia si sta più sicuri, perché c'è a parità di energia del terremoto c'è un effetto di amplificazione sicuramente inferiore rispetto a quello che se le costruzioni sono sui terreni sciolti, diciamo sui terreni alluvionali, per capirci. Benissimo. L'importante è che la roccia non ce l'ha pure in testa. In testa, perché se cade qualche massa, ovviamente può esserci una pericolosità legata ai crolli, ovviamente. Grazie. Va bene, grazie. Grazie, buonasera. Grazie a lei, grazie. E continuando il discorso, speriamo. Il piano nazionale per la prevenzione, poi facendo una zoomata in Campania, per esempio, per l'annualità 2011, siamo ancora fermi, devo dire, all'annualità 2011,
c'è stato un DPCM del 16 marzo 2012 che ha finanziato per le attività che abbiamo detto 19 milioni di euro. La slide è la numero 15, se gentilmente la regia la può proporre, dove sono praticamente previsti 1.350.000 euro per la microzonazione sismica e per gli interventi strutturali sia sugli edifici pubblici, diciamo, che su quelli privati, 17 milioni e mezzo di euro circa. Dottore, mi scusi, in questa descrizione, mi scusi se la interrompo, penso anche di interpretare un attimo il pensiero di qualche telespettatore, questa microzonazione, che preferisco dire che è una, diciamo, delimitazione delle zone a maggior rischio, sì, questa cifra che cosa prevede? Cioè, in effetti, prevede, concretamente, come viene sviluppata la delimitazione delle zone più pericolose? Prevede che intanto che i comuni facciano richiesta di fare questi studi, poi vengono incaricati dei professionisti geologi per fare questi studi e vengono fatte delle mappe di pericolosità. Cosa che quindi allo Stato ancora non esiste di fatto, o almeno quanto allo se Stato, esiste non è aggiornato. Allora, noi abbiamo una prima zonazione sismica che grosso modo copre tutti i comuni della Campania, che però è stata fatta con i criteri del dopo terremoto dell'80, per capirci, perché c'è una legge, la 983, che prevedeva per la redazione degli strumenti urbanistici anche la redazione di questi studi di microzonazione sismica. Però ovviamente le conoscenze sono andate avanti, per cui adesso ci sono delle linee guida della Protezione Civile Nazionale che hanno stabilito come fare questi, questi studi di microzonazione sismica. Per cui alla fine vengono fatte delle mappe che poi vengono utilizzate appunto per la pianificazione. C'è da sottolineare, purtroppo, la slide precedente, che le procedure per spendere queste risorse in Campania, quelle risorse del 2011, non sono state ancora attivate. Quindi, come dire, facciamo anche un appello affinché questo poi possa avvenire nel più breve tempo possibile, anche come rappresentanti dell'Ordine dei Geologi. Abbiamo parlato di piani di protezione civile, invece parliamo anche di piani di comportamento. Siamo anche al limite del tempo a disposizione, per cui diamo dei messaggi a chi ci sta guardando. La maggior parte delle persone che hanno chiamato sono persone che hanno vissuto in prima persona questi momenti. Come ci si comporta? Questa, ovviamente, anche questa è un'attività che dovrebbe far parte del piano di protezione civile, perché poi i piani di protezione civile vanno fatti, ma in qualche modo poi non devono rimanere sulla carta. Cioè i cittadini, certo, devono essere informati ma anche formati, a partire appunto dai bambini nelle scuole, i quali per esempio devono sapere che quando c'è la scossa non devono precipitarsi fuori, ma devono sapere che devono restare in classe, possibilmente mettersi sotto i banchi, o comunque, se non c'è la possibilità di mettersi sotto i banchi, di mettersi di mettersi in delle zone sotto degli archi, delle sotto in modo tale da evitare, per esempio, che dei calcinacci o dei crolli possano investirli. Sicuramente non dobbiamo provare, per esempio, a scendere delle scale o a prendere un ascensore durante una scossa di terremoto, perché le scale potrebbero essere un punto di debolezza del fabbricato e l'ascensore si potrebbe bloccare. Quindi magari se la scossa non produce nessun danno, facciamo danni perché ci facciamo male o scendendo le scale oppure rimanendo bloccati in ascensore. Se si sta all'esterno, per esempio, evitare di stare, noi abbiamo visto nel filmato all'inizio quando i vigili del fuoco dicevano state in mezzo alla strada, perché ovviamente c'è la possibilità che crollino dei calcinacci, anche se noi usciamo di casa per esempio in maniera frettolosa, ci può essere una tegola che ci cade in testa, quindi la casa non cade per il terremoto, cade solo la tegola e rischiamo di farci male anche con la semplice tegola. Quindi diciamo ci sono una serie di aspetti di comportamento. Ovviamente non dobbiamo vedere scene come abbiamo visto anche durante questo terremoto, in cui si dorme in macchina perché si è scelto di dormire in macchina, però vediamo le macchine dove dorme la gente sotto i palazzi praticamente. Quindi ovviamente questi sono comportamenti assolutamente da non. Che bisogna bello. Stare nelle zone di ovviamente dove il piano di protezione civile ha previsto le zone di ammassamento, quindi anche lì la pianificazione è importante, perché la gente deve sapere quando c'è stato poi il problema dove deve andare e che cosa deve fare.
aggiungere? Prego. Posso aggiungere solo una cosa che brevissimo perché siamo in conclusione. Perché volevo solo aggiungere che in Campania solo il 39% dei comuni è dotato di un piano di emergenza di protezione civile e ci sono ci sono dei fondi disponibili ai quali gli amministratori locali potrebbero attingere, sono già fruibili dalla Regione Campania, quindi noi non facciamo altro che attendere per il piacere dei nostri cittadini che saranno più sicuri, dei nostri colleghi che potranno avere delle risorse per sbarcare il lunario e se vogliamo un po' per tutta la comunità e per abbattere il rischio sismico. Allora, per la precisione volevo solo aggiungere un dato diciamo di carattere come dire, di finanza. La delibera di giunta regionale, il finanziamento a cui faceva cenno è della delibera di giunta regionale 146 del 27 maggio 2013 che prevede uno stanziamento di 15 milioni per supportare l'attività dei piani di emergenza di province e comuni. Anche in questo caso, ahimè, non è ancora partita questa attività, quindi vale quello che abbiamo detto prima anche per questo. Diciamo. Più presto dobbiamo necessariamente sbloccare questi fondi per incentivare poi i comuni a fare questi piani di emergenza. Io aggiungo a questo proposito quella che è stata una domanda che abbiamo posto, siamo ovviamente in conclusione ed è più che altro una considerazione che penso che Federica con me condivida perché è di fatto sia il punto di partenza sia il punto di conclusione anche di questa trasmissione, tra l'altro interessantissima. Noi abbiamo chiesto ai sindaci che abbiamo ospitato nella precedente puntata cosa fosse appunto stato fatto in 34 anni dall'ultimo catastrofico sisma del 1980. Da quello che abbiamo intuito e abbiamo capito dai vostri interventi stasera, in sostanza si è fatto ben poco. Quindi probabilmente il vostro, da geologi, da tecnici, al di là di quelli che sono gli aspetti che avete documentato, è un appello da rivolgere alle istituzioni comunali, alle istituzioni regionali affinché questi stanziamenti vengano effettivamente utilizzati sia per la delimitazione appunto delle zone a maggiore a maggior rischio sismico, sia evidentemente in termini di prevenzione e sicurezza. Quindi questo è quello l'appello più forte che ci sentiamo di rivolgere un po' a tutti, sia ai telespettatori nel momento in cui si pone in essere la costruzione di un'abitazione o anche la ristrutturazione di un'abitazione, sia chiaramente alle autorità comunali che debbono prevedere e non intervenire, come diceva giustamente lei, quando il sisma è avvenuto. Bisogna prepararsi prima. Prepararsi prima. Federica, siamo quasi in conclusione. In conclusione, ricordo che potete ovviamente continuare a scriverci all'indirizzo italianimediatv@libero.it, potete continuare ad esprimere le vostre opinioni, a formulare le vostre domande sul nostro profilo Facebook di Media TV. Ringrazio il dottor Sabatino Ciarcia, geologo consigliere regionale dell'Ordine dei Geologi, insieme all'altro consigliere regionale dell'Ordine dei Geologi, il dottor Lorenzo Benedetto, a cui poi chiediamo scusa anche per le numerose interruzioni telefoniche, però per i chiarimenti e tra l'altro ringraziamo innanzitutto i telespettatori per le domande e perché ci hanno seguito e ci hanno formulato appunto e ci hanno dato la possibilità di approfondire ancora meglio questo argomento. Sì, ringrazio anche io gli ospiti che hanno raggiunto i nostri studi e invito i telespettatori che ci stanno chiedendo su Facebook quando manderemo questo programma, quindi vogliono già sapere l'orario della replica, forse perché vogliono fare il conteggio totale delle domande attribuite. Delle domande. No, però metteremo tutto su Facebook, quindi sarete costantemente aggiornati anche sulla messa in onda della replica di questo programma e vi invito anche a non perdere le prossime puntate di Italiani che saranno altrettanto interessanti. La regia mi suggerisce già in diretta che domenica alle 15:30 verrà replicata questa puntata. Perfetto. Io aggiungo, oltre a quello che diceva Federica, che al più presto ovviamente questa puntata sarà caricata sul profilo YouTube, quindi potete anche visionare la puntata in differita in seguito alla replica che verrà trasmessa domenica alle 15:30. Questa volta è Benedetto ad interrompere noi. Per ringraziarvi al nome dell'Ordine dei Geologi, dell'ospitalità e dell'opportunità che ci avete dato. Grazie a voi, grazie del preziosissimo contributo. Grazie ancora, speriamo di rivederci in altre occasioni, di approfondire l'argomento senza che ci sia nulla di eclatante
Grazie ancora, grazie a voi, grazie a tutti. Alla prossima puntata, arrivederci. Arrivederci. Dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Terroni e Padani, ma fortunatamente italiani. Dicono di noi rivoluzionari, pizzaioli e migranti e canzonettari. È vero, tutti un po' cialtroni ed un po' geniali, ma fortunatamente italiani. E allora quando è festa sventoliamo le bandiere, o tutte rosse o tutte verdi oppure a tre colori. Noi maledettamente piemontesi e napoletani, ma semplicemente italiani. Dicono di noi schiavi del pallone, tifosi esagerati e al bar tutti allenatori. È vero, libertari, libertini e a volte puritani, ma fortunatamente italiani.